Sindaco, la lotta degli olivicoltori, degli agricoltori continua, Santo Stefano di Quisquina c'è. Assolutamente, Santo Stefano Quisquina, tra l'altro terra di eccellenza agroalimentare, vuole essere al fianco dei nostri agricoltori. Un prodotto di eccellenza come l'olio extravergine di oliva non può essere mortificato in questo modo. Oggi c'è il grande tema della bollettazione, il grande tema dei costi energetici che assolutamente sta mettendo in ginocchio le nostre realtà produttive. Gli enti locali, i comuni, siamo al fianco degli agricoltori, ma diciamo inequivocabilmente è chiaro che i nostri governi regionali e nazionali, di cui auspichiamo immediatamente la Costituzione, diano risposte normative, risposte certe e risposte celeri alle nostre aziende. Siamo in ginocchio, siamo in difficoltà, potrebbe essere veramente il colpo mortale per la nostra economia e per i nostri comuni già che sono alle prese con parecchie criticità. Lo abbiamo detto mille volte, siamo in un tema di calamità istituzionale. Oggi questa potrebbe essere una crisi sociale dei risvolti veramente molto molto negativi. Sindaco, Bivona a fianco degli olivicoltori, degli agricoltori, diceva il suo collega sindaco di Santo Stefano Quisquina, potrebbe essere colpo mortale. Assolutamente sì, noi viviamo in un territorio dove la stragrande maggioranza delle famiglie vive di agricoltura. Noi chiediamo un intervento urgente da parte del nuovo governo regionale e da parte del nuovo governo nazionale affinché non si perdano le eccellenze di questo territorio. Gli agricoltori hanno bisogno di risposte immediate, specialmente per la campagna dell'olio, dove loro non sanno il prezzo iniziale e finale della vendita. Quindi tutti assieme, istituzioni, produttori, sindacati, dobbiamo cercare di lavorare affinché si possa dare risposte concrete a questi agricoltori, e lo chiederemo a Sua Eccellenza il Prefetto affinché si faccia portavoce con il Governo nazionale per dare delle risposte immediate a questo comparto così importante e fondamentale per il nostro territorio e per la nostra Sicilia. A sostegno di una categoria che è la categoria che rappresenta una fonte essenziale di ricchezza del nostro territorio, della nostra provincia, il settore trainante della nostra economia, e da qualche tempo si trova ad affrontare problemi notevoli e quasi in ginocchio. La protesta odierna è quella che riguarda gli olivicoltori, ma fra un mese avremo quello che riguarda i produttori di arance, perché l'aumento dei costi dovuti con la scusa della guerra a questo vorticoso aumento e impennata dei costi del gasolio agricolo, dei concimi, della manodopera, sta portando gli agricoltori a decidere di non recarsi più nei loro appezzamenti e nelle loro aziende. La protesta degli olivicoltori è quella di minacciare di non raccogliere le olive, perché il costo dell'olio è sempre lo stesso, aumentano i costi di molitura, aumentano gli altri costi di cui dicevo prima, pertanto non diventa più conveniente recarsi in campagna. E allora una piattaforma rivendicativa che noi poniamo e sottoponiamo all'attenzione del governo regionale e del governo nazionale, perché si ponga con serietà e senso di responsabilità attenzione per un settore fondamentale per far girare la nostra economia. Agricoltori, agricoltori ancora in campo, cosa chiedete? Chiediamo aiuto allo Stato, a quelli che ci guidano, che ci amministrano, di avere un aiuto, non so, economico, ma almeno per poter lavorare, per far sì che i prezzi siano equi a quello del guadagno dell'olio, perché praticamente con questi prezzi non si può arrivare, con l'aumento dei carburanti, con l'aumento dell'energia elettrica, aumento delle manutenzioni, dei fitofarmaci, dei concimi, non si può andare da nessuna parte. La situazione si è fatta davvero pesante e delicata. Perché noi siamo giunti al punto che se le lasciamo alle piante guadagniamo di più andarle a raccogliere, che i costi sono esageratamente e il ricavo è poco. Non, ancora non sappiamo proprio quant'è la cifra che ci daranno. Hanno fatto un prezzo di 6 euro per 10-12 giorni al frantoio, ma questi 12 giorni si sa che non, neanche si inizia a raccogliere l'olio, perché le nostre zone vivono di agricoltura, specialmente nel campo olivicolo, e quindi praticamente con questo prezzo fermo a 10 giorni cosa facciamo? Non facciamo niente.
perché i carburanti dal 60 centesimi dell'anno scorso siamo arrivati a 1,40 euro circa, i fitofarmaci da 30-40 euro a quintale siamo a 130-140 euro, cioè, tutti i costi sono aumentati, dall'energia elettrica ai fitofarmaci ai congiungimi, quindi aspettiamo un aiuto. Una crisi senza precedenti. Sì, sì, ormai siamo tutto è triplicato, ma noi andiamo indietro. Non ce la possiamo fare. Il nostro lavoro viene, come si dice, denigrizzato. Quindi vogliamo lavorare, però vogliamo lavorare con i giusti prezzi e avere qualcosa da portare a casa alle nostre famiglie.